Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo al settimo video di questa mini rubrica, che mini non è perché chiaramente sono 10 video, sono tantini, e parliamo quindi di giocatori passati con valori, stime di valore attuali, quindi in quello che è il mercato odierno, che è un mercato insomma un po' strampalato. Oggi parliamo di un ultimo centrocampista. Io prediligo sempre quelli offensivi, quindi chiaramente oggi porto Pavel Nedved, che definirei centrocampista, trequartista, esterno di centrocampo, insomma un giocatore un po' variegato, un po' atipico, ma che sicuramente ha fatto molto alla Juventus, è stato una delle bandiere imprescindibili della storia bianconera e attuale vicepresidente Juventus. Prima di iniziare, la sigla. Innanzitutto, perché ho scelto Pavel? Perché intanto diventa colui che è l'erede di Zizou. Zizou nel 2001 va al Real Madrid, Pavel arriva alla Juventus dalla Lazio. Sono giocatori diversi, leggermente diversi per tipologia di gioco, interpretazione del gioco, anche per valore. Io devo dire che personalmente apprezzo di più Zizou come tipo di giocatore per il talento sopraffino che ha avuto, apprezzo di più Pavel come uomo, perché Pavel poi è diventato quello che rappresenta un simbolo della juventinità. Cioè non vuol dire che sia per forza di cose più forti di Zizou solo perché sia una bandiera, parliamoci chiaro. Però diciamo che le storie di Zizou e di Pavel sono molto incrociate, appunto perché uno è l'erede dell'altro, perché alla fine sono giocatori anche abbastanza simili e hanno avuto una storia di trasferimenti simile per alcuni aspetti e differente per altri. Partiamo con ordine. Pavel Nedved è ceco, nel senso no, non che non ci veda, della Repubblica Ceca, e nasce nel 1972. 1962, quindi già un'età abbastanza avanzata quando arriva, non solo in Italia, ma quando arriva la Juventus, perché parliamoci chiaro, arriva la Juventus nel 2001 a 29 anni. Tanti, per il discorso di aspetto fisico, Pavel attualmente ha poco più di 40 anni, ma ovviamente ne dimostra molti meno, e al tempo 29enne sembrava un ragazzino, in realtà aveva già 29 anni, adesso un giocatore di 29 anni, insomma potrebbe essere Gonzalo Higuaín quando arriva alla Juventus, che non sembrava di sicuro un 29enne. Detto questo, arriva alla Juventus per una cifra circa di 70 miliardi di vecchie lire, che sono circa 36 milioni di euro. Una cifra che attualmente 36 milioni di euro per un giocatore che veniva dalla Lazio, Lazio che in quegli anni non era la Lazio di adesso, o meglio era una Lazio, forse una Lazio molto simile a quella di adesso in questo anno, ma era una Lazio, era una delle sette sorelle, se ricordate, Parma, Lazio, Inter, Roma, Milan, Juventus, queste qua. Quindi era una squadra che era abbastanza in quel tempo blasonata e doveva ancora subire quello che poi fu il fallimento di, insomma, il crack Parma per il Parma e Cirio appunto per la Lazio. Quindi c'era ancora l'epoca di Cragnotti e così via. Ha vinto uno scudetto, mi pare fosse appena reduce della vittoria dello scudetto, se non vorrei sbagliarmi con Roma-Lazio, ma comunque andavano veramente a gonfie vele le romane. Detto questo, Pavel Nedved è arrivato in Italia nel 96 per una cifra irrisoria, sicuramente irrisoria anche al tempo, che era circa 9 miliardi di lire, cioè 4,6 milioni di euro in euro, appunto. Una cifra veramente molto bassa, ma che al tempo era una cifra a livello, nella media, di quegli acquisti alla Zizou. Lo stesso Zizou è arrivato a una cifra molto simile, perché sono giocatori che arrivano da squadre minori, magari stranieri, che sono talentuosi perché fanno vedere qualcosa, ma che ancora non hanno visto nulla, non hanno fatto vedere nulla di che. Giocatori che attualmente per quelle cifre non si prendono, quelle cifre là al massimo, ma forse neanche più ormai, ti prendi il giovane, proprio giovane. Nel 96 Pavel aveva già 24 anni, era ben più che giovane, era relativamente giovane rispetto a quella che era un po' l'età della carriera di un giocatore. Arriva qui una cifra molto irrisoria che attualmente, secondo i canoni di mercato attuali, quei 4,6 milioni di euro potrebbero tranquillamente diventare 15-20 milioni attualmente. Ultimamente si parla di Pellegrini, Pellegrini ovviamente è un attaccante, quindi ci sono valutazioni magari più alte perché è attaccante. Però Pellegrini ha anche 16 anni, quindi diciamo che veramente ha solo potenziale e nulla più, e viene accostato ultimamente alla Juventus per una cifra di 20 milioni di euro. Contando che Pavel è un centrocampista, contando che tanti centrocampisti del suo genere, di quell'età là, potrebbero, e semi sconosciuti, potrebbero arrivare a Juventus intorno a cifra appunto di 15-20 milioni di euro, direi che teniamo questo intervallo come appunto il probabile acquisto però della Lazio, Lazio che al tempo era veramente molto blasonata, che è una squadra veramente conosciuta come un giocatore semi sconosciuto come Pavel. Discorso diverso per quanto riguarda la cessione alla Juventus, sono 70 miliardi di lire, 36 milioni di euro, che al tempo erano cifre molto elevate, perché parliamoci chiaro, dai 30 milioni in su, o comunque dai 50 miliardi
di lei in su erano cifre solo per i giocatori molto importanti. Cosa ha la differenza con Zizou, che poi secondo me va anche a svalutare un po' quello che è il suo valore, stima di valore di mercato? Che Zizou vince, va via sì a 29 anni dalla Juventus per andare al Madrid, ma il pallone d'oro l'ha vinto prima di quella cessione, quindi vuol dire che Pavel Nedved, a differenza di Zizou, si è affermato solo di più solo alla Juventus, diventando quello che ricordiamo alla Juventus, facendo benissimo alla Lazio chiaramente, ma Zizou ha fatto benissimo alla Juventus, arrivando all'apice, e benissimo anche al Real. Quindi chiaramente la valutazione di Zizou era molto più alta, poi ovviamente anche il discorso nazionale, ricordiamoci il pallone d'oro 98, in nazionale vince grazie alla nazionale il pallone d'oro, quindi una concatenazione di cose, due finali Champions League, la valutazione di Zizou non potrà mai essere uguale o minore a quella di Pavel. Pavel il pallone d'oro lo vince nel 2003, a 31 anni, un giocatore di per sé anche vecchiotto, comunque dopo i 30 anni. A inizio anni 2000 era veramente vecchio, nel senso che molti si ritiravano a 34-35 anni. Adesso 31 anni, ancora il fiorfiore degli anni, Cristiano Ronaldo ha vinto il pallone d'oro giusto l'ultimo anno, aveva 32. Quindi chiaramente parliamo di valutazioni diverse anche nel momento storico. Quindi ho stimato che, secondo la mia stima, col reale mercato di adesso, la valutazione probabile che potrebbe avere il nostro ex Pavel Nedved, nel momento in cui è arrivata la Juventus con un mercato spropositato come adesso per un giocatore così importante come Pavel, importante per la Lazio, comunque semi-affermato, potrebbe essere tra i 100 e i 120 milioni. 100-120 milioni che fino a un paio d'anni fa potrebbero essere molto vicini ai 70, 60, 80 milioni che erano quelli di De Bruyne e giocatori simili, ma che dopo 2 anni, nel 2017, dopo la bolla Neymar, chiaramente si è un po' alzato tutto quanto. Quindi direi 100-120 milioni per Pavel. Il Pavel 29enne che arriva a Juventus, il Pavel che però vince il pallone d'oro, quindi tra i 31 e i 34 anni, che io ritengo gli anni in cui ha continuato a far bene nonostante l'età, cioè dal 2003 appunto al 2006 in cui ha fatto il mondiale, in cui ha fatto molto bene tra l'altro, sì, molto forte, ma aveva già un'età molto avanzata, giocatore con grande prestanza fisica, però diciamo che la prestanza fisica adesso lo diciamo col senno di poi, ma al momento non è che puoi prevedere quanto questo giocatore possa andare avanti. Si è ritirato anche a 37 anni, quindi diciamo anche in là nel tempo, ma comunque avendo comunque una buona prestanza fisica. Me lo ricordo poi nell'amichevole di beneficenza, è un giocatore che secondo me ha 10 anni in meno a livello fisico e estetico. Detto questo, in quella fascia d'età 31-34 è incedibile in quanto bandiera, in quanto ha fatto delle scelte, ad esempio rimanere a Juventus nonostante Calciopoli, rimanere a Juventus nonostante l'avance di Mourinho, che si dice che l'Inter lo volesse. Nonostante tutto è rimasto perché è una bandiera, quindi c'è la volontà del giocatore di andare oltre quelle che poi sono le volontà delle altre parti, Mourinho, Inter, quello che è. E direi che tra i 31 e i 34 anni un investimento si può fare nel momento in cui si tiene conto della prestanza fisica, ma si tiene conto anche dell'età. Quindi non possiamo più arrivare a 100-120 milioni, ma dimezziamo e andiamo sui 40-60 milioni massimo, calando chiaramente dai 31 ai 34. 31 perché ha appena vinto un pallone d'oro, quindi in quel momento là, se qualcuno fosse arrivato e avesse bussato alla porta della Juventus, 60 milioni si tiravano fuori con le stime attuali. Al tempo ovviamente sarebbe stato molto meno, perché chiaramente sono altri discorsi, ma con le stime attuali un giocatore potrebbe essere ancora cedibile in tal senso. Chiaramente tante volte sentiamo parlare di Ronaldo e così via, che valore avrebbe? Ronaldo ormai non ha più valore, nessuno secondo me, stranamente qualche folle cinese o arabo, sosterrebbe un investimento di un cartellino di un giocatore che ha 33 anni, 32, 33 anni. Questo perché per quanto sia forte, per quanto poi magari è una cosa infattibile, solo un ingaggio può essere sostenuto, un ingaggio alto perché poi ci sono i ritorni economici con il merchandising e così via, ma troverei follia anche per il miglior Ronaldo Messi in questo momento fare un investimento per un giocatore Ronaldo che può garantirti un altro paio d'anni al top e Messi 3-4 anni. Sono investimenti che sinceramente non farei per giocatori over 30, a prescindere dal valore. Stessa cosa per Pavel Nedved, ma 40-60, attualmente con i soldi che girano adesso, diciamo che qualcuno potrebbe anche farlo. Quindi questa è la mia valutazione, la mia stima del valore di mercato, in un mercato fantasioso in cui Pavel gioca adesso, e di Pavel Nedved. Spero che vi sia piaciuto, ditemi qui sotto cosa ne pensate, anche tenendo conto delle valutazioni che ho fatto nei precedenti video. Ora passiamo agli ultimi tre video, i prossimi tre video saranno di attaccanti, giocatori del reparto offensivo, strettamente attaccanti, primo, secondo punto e poi vedremo. Non vi dico, non vi spoilerò nulla, perché come sempre vi spoilerò solo all'interno della branca di ruoli. Quindi forza vive come sempre e ci vediamo al prossimo video che sarà quel che sarà. Ciao! Paura, paura, paura.
paura.